Thank you. Buon pomeriggio e benvenuti a questo Clubhouse che abbiamo voluto organizzare nell'ambito eh, della Giornata Mondiale della Terra, che sapete ci sarà tra qualche giorno. Oggi abbiamo con noi un ospite importante, poi lo presenterò, e, e perché abbiamo deciso di concentrarci su questo tema. Sapete che per noi eh, le parole healthy, fair and green sono molto importanti. Ci hanno accompagnato nel corso di tutto il 2021 e continueranno ad accompagnarci nel 2022. Quando dico noi sapete che faccio riferimento al nostro ecosistema che è composto da WeLegal che è uno studio di avvocati e consulenti del lavoro, SHR che è la società di formazione che proprio nell'ambito di, di, eh, di questi eventi di formazione si occupa anche di organizzare eh, momenti di confronto e di incontro come quelli di oggi pomeriggio che ci aiutano a mettere a fuoco. Eh, le eh, cose che sono importanti eh, rispetto alle quali tante aziende stanno dedicando la loro attenzione e poi sapete che c'è Laborability, il nostro magazine, che racconta un po' queste storie e con parole semplici racconta esperienze del mondo del lavoro. Quindi dicevo, quando dico che per noi sono parole importanti, mi riferisco a tutto quell'ecosistema eh, quell che si occupa di persone, di aziende e di persone all'interno delle aziende. Ed ecco perché ci è molto mh, piaciuta la storia e l'esperienza di Mugo. Abbiamo con noi Benedetto Ruggeri che saluto e ringrazio, che è cofondatore e amministratore della società. Prima eh, gli ho chiesto ma da dove deriva questo nome, immagino che anche voi potreste immaginarlo e mi ha dato conferma, deriva proprio dal nome di un albero. E grazie intanto della tua disponibilità e benvenuto. Ciao Lisa, buon, buongiorno a tutti, grazie, grazie a voi. Allora, diciamo che la tua esperienza parte da lontano, eh, anche se sei molto giovane, è un'esperienza anche a livello internazionale e poi eh, ti sei concentrato, ma ne parleremo magari nella seconda parte, proprio a dedicare tutta una tua esperienza personale alla sostenibilità ambientale, a come le aziende eh, possono effettivamente impegnarsi per fare in modo di affrontare quantomeno questo problema, non di risolverlo ovviamente, ma di affrontarlo. Ma partiamo un po più di, da un po' più distante, che cosa vuol dire intanto eh, il cambiamento climatico e che rapporto c'è tra le attività umane e l'impatto che le attività umane hanno sul cambiamento climatico oggi? Allora, partiamo, partiamo dal principio. Il, il cambiamento climatico è l'insieme di quelle conseguenze come l'aumento della temperatura, l'aumento del livello dei mari, la dei mari o il, lo scioglimento dei ghiacciai che derivano da quello che è il, il cosiddetto effetto serra, ovvero l'effetto che è generato dall'aumento della concentrazione di CO2 in atmosfera. Um, come si collega tutto questo con il, uh, quello che facciamo diciamo, tutti i giorni, la vita dell'uomo e quindi delle aziende? Beh, um, è stato provato, il, ormai il 99% degli scienziati a livello mondiale concorda sul fatto di dire che questo aumento della, percentu della percentuale di CO2 in atmosfera è uh, derivante dall'attività umana, in particolare, uh, diciamo, dalla... dalla um, dalla creazione e dall'invenzione, dall di eh, fine ottocento, eh, c'è stato un aumento eh, sensibile e sempre più in particolare negli ultimi 10-15 anni questo aumento è sempre più eh, rilevante. Giusto per citare la, un paio di fonti da dove vengono queste informazioni, uno degli enti principali che ha riportato, che ha creato, ehm, pubblicato un report pochi giorni fa è l'IPCC, quindi il panel intergovern, eh, intergovernativo sui cambiamenti climatici, che è un organo eh, delle, delle Nazioni Unite, che nel 2015 ha pubblicato un famosissimo report che definiva quelli che erano i parametri limite da non sforare per evitare delle conseguenze eh, irreversibili, eh, frutto diciamo del, degli accordi di Parigi e a partire da quello sono stati sviluppati tutta una serie di report eh, che sono andati a, a approfondire quello che era la relazione fra uomo e, e cambiamenti climatici, non da ultimo quello che è uscito la scorsa settimana e che eh, diciamo ci dà alcune buone notizie e alcune notizie diciamo non così incoraggianti, fra le buone notizie l'aumento della, della temperatura sta Uh, rallentando quindi continua a esserci un aumento della temperatura globale ma sta rallentando la crescita diminuisce c'è uh, le policy che sono state messe uh, in, uh, in campo negli ultimi anni da un punto di vista uh, di, di policy making da un punto di vista uh, governativo e anche dalle aziende stanno funzionando non sono però abbastanza per raggiungere quelli che sono i, i target che poi sono stati definiti, ma anche di questo credo che ne parleremo più avanti. Beh, grazie intanto perché ci hai dato una buona notizia, seppur micro buona notizia. E mentre parlavi mi veniva in mente che la prova provata del fatto che effettivamente c'è una relazione tra attività umana e eh, diciamo cambiamento climatico, eh, mi ricordo che durante il periodo più grave della pandemia, quando tutti di improvviso si sono fermati... Eh, effettivamente si è assistita ad una forte riduzione ad esempio dell'inquinamento atmosferico quindi eh, le auto hanno smesso comunque eh, insomma hanno circolato molto meno e questo proprio è chiaramente un effetto dell'attività umana rispetto al cambiamento climatico ma è chiaro che non può essere questa la soluzione cioè bloccare tutti per raggiungere l'obiettivo no, della sostenibilità ambientale e quindi ti chiedo, eh, al di là di questi principi che sono ovviamente la base di partenza, perché un'azienda anche dovrebbe occuparsi e in che modo dovrebbe occuparsene di eh, climate strategy? Cioè, eh, qual è l'obiettivo e come, eh, che si deve porre e come dovrebbe porselo? In una maniera ovviamente realizzabile. Allora, beh, um, ci sono tre macro risposte a questa, a questa domanda. Il, um, I tre motivi per cui un'azienda dovrebbe fare questa attività da un punto di vista diciamo, economico sono il mercato, un mercato che sta cambiando, sono le nuove policy che, stanno, che sempre più i governi stanno mettendo in campo e a cui le aziende devono eh, diciamo, adeguarsi e quello che possiamo chiamare risk management, ovvero un mercato di capitali che sempre di più richiede... Da un punto di vista delle aziende, un'ottica un di lungo periodo e quindi uh, gestire anche i rischi climatici nel, nel medio e nel lungo periodo, e quindi essere in prima, diciamo, uh, in prima linea in questa, in questa lotta ai cambiamenti climatici. Giusto per uh, anche qui introdurre un paio, di, un paio di numeri, in Italia già ad oggi una, un CEO su tre sta Uh, ha definito un percorso di sostenibilità per la propria azienda. L'amministratore, il, uh, il CEO di, di BlackRock, il più grande diciamo, asset management del mondo, sono anni che, nella sua lettera agli investitori di, di inizio anno, stressa sempre di più quella che è la necessità da parte di tutte le aziende all'interno del loro portfolio di guardare a lungo periodo, quindi quel risk management di cui parlavo prima e di essere. E sia, Nell'ultima lettera dice di aspettarsi come, come una condizione sine qua non da parte di tutte le aziende in cui loro investono di essere promotori eh, in prima linea di, de, di un processo di decarbonizzazione. E mh, infine, come dicevo, il mercato. Ad oggi, 9 eh, consumatori su 10 vogliono vivere uno stile di vita sostenibile e quindi... Uh, ma solo tre di questi riescono a fare qualcosa riguardo quindi ridurre quel gap di 60 punti percentuali è una grandissima opportunità di mercato e è uh, un'opportunità di mercato per ogni azienda Sicuramente l'attenzione è eh, fondamentale al tema e effettivamente anche da semplici cittadini sapere che eh, un'azienda investe su questo tipo di progetti ed è, att ed è attenta a questo tipo di progetti eh, diciamo è importante, il consumatore diventa sempre più attento anche a questi aspetti che non sono più secondari e eh, eh, quindi è assolutamente condivisibile quello che dici. E, se poi io sono, eh, mi devo chiedere però eh, come fare a, a raggiungere questi obiettivi, quindi come metto in campo un progetto di questo tipo? E eh, quali sono le tempistiche sia per costruirlo che per portarlo a termine nella tua esperienza? Ecco, se ci puoi dare qualche, eh, qualche diciamo, suggerimento su questo. Allora, partiamo faccio un passo indietro. Partiamo dal creare un mini framework per capire che cosa significa eh, o dove deve arrivare un percorso di, di decarbonizzazione di, di climate strategy per un'azienda. I tre passi fondamentali, i tre pilastri fondamentali. Che sono anche definiti, diciamo dal, dalle Nazioni Unite in quello che è il, il loro percorso, sono quelli che, che vediamo scritti: eh, misurare, ridurre e compensare. Eh, sono, che cosa significa? Misurare? Significa avere una eh, quantificazione di quello che è l'impatto dell'azienda in termini di tonnellate di gas serra. Quindi in termini di tonnellate di quei gas che generano l'effetto serra di, di cui parlavamo all'inizio. Una volta che abbiamo una quantificazione di queste, di queste emissioni, quello che è possibile fare, quello che bisogna fare in primis è cercare di ridurre il più possibile queste emissioni, andando a lavorare su quelle che sono le modalità di produzione, le modalità di approvvigionamento, le, diciamo, di, le modalità di lavoro in, in primis. Tutto ciò che non può essere ridotto... Um, beh, a quel punto lì entra in gioco la, la compensazione. Che cos'è la compensazione? Compensare significa andare a finanziare dei progetti che rimuovono, riducono la, la CO2 dall'atmosfera. Andando a finanziare questi progetti ogni azienda ha la possibilità quindi di eh, compensare, proprio come dice la parola, le proprie emissioni fino a raggiungere quello che è l'obiettivo finale, ovvero quella che viene detta la carbon neutrality. Quindi, il, lo zero netto di, di emissioni. Quindi, eh, misurazione meno riduzione meno compensazione uguale carbon neutrality. Quindi, questo è eh, diciamo il, nostro, il nostro obiettivo: l'obiettivo che viene definito da, da ogni azienda e che troviamo nei report di sostenibilità, per esempio. Um, una delle organizzazioni che sempre di più spinge in questa direzione si chiama uh, Science-Based Target ed è un'iniziativa che spinge le aziende a innanzitutto definire quelli che sono i propri obiettivi di decarbonizzazione e uh, le supporta nella definizione di un percorso che sia allineato con quelle che sono uh, le richieste scientifiche, quindi quelle che sono le evidenze scientifiche. Ad oggi più di 2800 aziende hanno firmato questo commitment a livello globale, di cui più di 50 solo in Italia. Um, per quanto riguarda il um, come mettere a terra questa, questa attività, uh, si tratta chiaramente di un percorso: non è un'attività che può essere fatta uh, dal giorno alla notte, è un percorso che un'azienda uh, deve iniziare. Um, da dove si inizia? Uh, beh, se, se, lo chiedi, se lo chiedi a me, la mia risposta è si inizia dalle persone, ovvero uh, un'azienda non può essere sostenibile, non può definirsi sostenibile se le proprie persone non comprendono il, il perché deve essere sostenibile e il come deve evolvere e deve lavorare per essere sostenibile, quindi se non hanno acquisito quella, quella comprensione alla, sulla materia. Allora intanto eh, grazie perché hai ricordato come una regola aurea che abbiamo imparato a conoscere in questi anni di incontri con diverse persone che lavorano in aziende e per le aziende è che se non si misura niente se non si misura non è migliorabile quindi una cosa eh, deve essere ovviamente prima misurata per poi capire che tipo di percorso. Può, diciamo, eh, porre in essere. E poi mi è piaciuto molto il fatto che tu abbia usato la parola percorso, cioè non è una cosa che si inizia da oggi e si finisce domani. E, e aggiungo: io è una cosa in cui bisogna anche credere perché ovviamente credo che sia necessario un certo impegno. Quindi eh, ecco la centralità del percorso e della durata: quindi non è un progetto che si inizia e poi si deve abbandonare, ma che si deve effettivamente mantenere e portare a termine e Portare a termine o comunque portare avanti, diciamo così. E poi, e, ed ecco la ragione per cui oggi tu sei qui, anche la centralità delle persone. Noi appunto nel nostro mestiere ci occupiamo di persone che lavorano in azienda, abbiamo a che fare spesso con eh, gli HR che devono gestire le persone, che hanno un compito importantissimo che è quello di eh, educare anche le persone e trasmettere i messaggi corretti e, e quindi capire, far capire anche qual è la strategia aziendale, l'obiettivo aziendale. E mi pare che tu abbia bene evidenziato il fatto che, se poi le persone non sono. Adesso uso una parola che è forse abusata, ma ingaggiate, cioè non riescono a capire il senso di quello che l'azienda ha deciso di fare, poi ogni progetto rischia magari di essere un po'. di arenarsi o comunque di non avere quell'efficacia che si spera di avere. Quindi. Eh, anche qui eh, parlare di centralità delle persone certe volte sembra una banalità, ma non è vero, perché poi sono le persone che fanno l'azienda e quindi ovviamente sono no, le persone è, esatto. <ride> che devono portare avanti questi progetti. E quindi eh, il punto di contatto tra di noi credo che sia, eh, da questo punto di vista, eh, diciamo. Eh, non possa essere negato. Ma, e, e quindi tu dici: ovviamente, ci vuole un impegno del, del dipendente. No? E, mh, tu eh, quando ci siamo sentiti, dicevi: eh, effettivamente, il sostegno dei dipendenti fa la differenza eh, nell'ambito di una società eh, che sia uh, climate friendly, quindi che sostenga questo progetto diciamo, della, uh, della sostenibilità ambientale. Eh, ti faccio una domanda, dal tuo punto di vista hai colto eh, diciamo sempre una certa collaborazione, una certa predisposizione dei dipendenti in questi progetti o comunque una certa diffidenza perché magari significa cambiare un po' il metodo di lavoro, no? Qui si è sempre fatto così quindi si fa così. No, io lato nostro quello che abbiamo colto è sempre stato una, una grandissima curiosità sia da parte... Um, di quelli che sono, diciamo, la frangia più i, i, i tifosi, più accaniti del, del tema, sia da parte diciamo del, delle persone che sono, inizialmente sembrano più indifferenti, ma abbiamo sempre trovato una grandissima curiosità. Uh, giusto per uh, capire nel noi siamo riusciti sempre a, a ingaggiare in maniera diretta più del 50% di tutti i dipendenti con cui siamo mai stati a contatto, di tutte le aziende con cui abbiamo mai lavorato. Quindi più del 50% della popolazione aziendale ha, ha lavorato con noi, è stata attiva e, ed, ha, ed ha partecipato diciamo, alle nostre iniziative. Quindi sicuramente un grandissimo interesse innanzitutto da parte... Della, della popolazione aziendale. Anche perché fino ad oggi la popolazione aziendale è sempre stata un pochino eh, ai margini di questo, di questo percorso. La, uh, la transizione green, possiamo chiamarla in azienda, è finora passata dal, giustamente dal top management, da nuove strategie di sostenibilità che fino a pochi anni fa non esistevano. Stanno entrando e stanno diventando, diciamo, sempre di più all'ordine del giorno, ma Oggi è proprio il momento in cui eh, è necessario passare dalla strategia all'implementazione, e per passare dalla strategia all'implementazione è necessario uh, portare a bordo quelli che sono i, i dipendenti, non è più un'attività um, accessoria, non è più un'attività possiamo dire carina in cui andiamo a a ripulire il parco diventa un'attività strategica per l'azienda per prepararsi a quelli che sono i cambiamenti normativi, i cambiamenti di mercato, i cambiamenti uh, di, 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 di policy uh, e, e di prodotto che stanno avvenendo e che avverranno nei prossimi anni. Bene, tu citavi la pulizia del parco che ovviamente ci sta nell'ambito del contesto eh, della politica green, ma non è questo. Ecco, ci vuoi spiegare e che cosa avete pensato di fare, cioè questa piattaforma Mugo, che cos'è? Perché io ci ho dato un po' un'occhiata ed è molto interessante. Assolutamente. Beh, um, diciamo che per un'azienda un per andare a lavorare sul, sulle proprie persone, con le proprie persone per la decarbonizzazione, eh, utilizziamo questo termine, delle proprie persone, può avere due approcci. Uno eh, che io chiamo chirurgico, ovvero andare a lavorare solo e solamente su quelle aree uh, che sono che rientrano all'interno della, della contabilità di, dei gas serra dell'azienda e che toccano le persone e che sono poche oppure poi avere un approccio più strategico quindi lavorare direttamente sulle, sulle persone e da questa noi abbiamo deciso di abbracciare questo secondo uh, questo secondo filone ovvero uh, un, e per questo abbiamo creato, diciamo, Char. Che cos'è la Muguri Char? Una piattaforma di comprensione e riduzione, riduzione dell'impatto climatico per i dipendenti. Ovvero ogni dipendente ha la possibilità di entrare in piattaforma, di trovare una propria pagina personale, di essere innanzitutto accompagnato nella propria misurazione. Quindi il punto di partenza, come abbiamo detto. Noi andiamo a misurare l'impatto climatico della persona attraverso un questionario. Un questionario. Adattivo, dinamico, che varia, diciamo, anche in base alla, al luogo di, di residenza della, della persona, sia in Italia sia, sia all'estero. Una volta che abbiamo definito quello che è il punto di partenza, quindi l'impatto climatico della persona, quella che viene detta, la carbon footprint della, della persona, inizia un percorso. Un percorso che è fatto di attività eh, di formazione, sempre in piattaforma. Un percorso che è fatto di attività eh, più, più dinamiche, interattive, quelle che noi chiamiamo climate coaching, quindi attività con cui andiamo a um, sfidare di volta in volta il dipendente a modificare i propri comportamenti, a modificarli per un periodo limitato di tempo e poi allungando sempre di più questo periodo in maniera da abituare mano a mano il dipendente a cambiare quello che fa sia a casa sia in ufficio sia, diciamo, la... al lavoro in, in maniera un pochino più generale, perché poi adesso la, la distinzione casa ufficio diventa sempre più, sempre più labile, come, come sapete bene. E, quindi all'interno di questa piattaforma noi seguiamo i dipendenti in tutto questo percorso, di anno in anno, e di anno in anno andiamo a misurare come cambia l'impatto climatico della popolazione aziendale, aiutando non soltanto il dipendente, ma anche supportando le aziende in quella che è la definizione di una fotografia del profilo climatico dell'azienda, della popolazione aziendale, e a partire da quella, supportarle nella definizione di nuove policy per i propri dipendenti, nella definizione di un'attività strategica da inserire all'interno di quel macro percorso di cui parlavamo prima di decarbonizzazione dell'azienda e affiancarli in attività anche di comunicazione di quelli che sono i risultati e di quello che è stato fatto sia internamente sia esternamente, perché una volta eh, diciamo che, che si riesce a mettere a terra un progetto del genere è assolutamente necessario riuscire a comunicarlo nella maniera migliore. Certo anche perché così chi diciamo è stato destinatario del progetto può comprendere anche quali sono i risultati. Poi arriveremo ai risultati prima di, di questo però volevo chiederti due cose se puoi aiutarci un esempio una sola cosa di policy magari che più frequentemente viene adottata. E tu prima parlavi all'inizio di eh, attività di compensation, quindi necessità laddove non si può ridurre l'impatto ambientale, comunque di fare qualcosa d'altro che consenta di compensare. Ecco, solo due tips su questa cosa, se ci puoi aiutare. Assolutamente, allora per quanto riguarda la compensazione, compensare come dicevo significa finanziare progetti che rimuovono o riducono la CO2 dell'atmosfera. Um, la cosa più semplice da pensare sono i cosiddetti progetti nature based, ovvero progetti uh, per esempio di, di gestione forestale, uh, di, di riforestazione, progetti uh, che, che fanno a salvaguardare dei, dei boschi che sarebbero stati destinati all'abbattimento all e che quindi riescono a a mantenere e a migliorare quello che è lo stoccaggio di CO2 all'interno dei tronchi, delle foglie, diciamo di tutto il corpo e di tutto il, um, e di tutto il bosco. Altre tipologie di attività di compensazione sono, per esempio, attività eh, cosiddette tech based, ovvero attività di efficientamento energetico oppure di uh, rinnovabili. Su questo, se mi permetti, faccio anche un piccolo appunto perché poi si sente tanto parlare di. Di compensazione si sente tanto parlare di, di crediti di carbonio, ma è anche importante parlare di certificazioni da questo punto di vista. Perché non tutto, non, non tutti i boschi, non tutti gli alberi sono uguali. Quindi, è molto importante, soprattutto se stiamo ricercando a livello aziendale, di. Eh, Raggiungere obiettivi di neutralità carbonica, di carbon neutrality, quel, oppure diciamo obiettivi science-based target, come quelli che avevamo detto, che avevo citato inizialmente, è necessario andare a lavorare con dei partner che sviluppino progetti certificati. Eh, le due principali certificazioni che esistono in questo momento sono, per esempio, Gold Standard e Verra e una piccola, una piccola diciamo postilla su questo, in Italia ad oggi non è possibile generare progetti uh, nature based di compensazione, quindi bisogna andare diciamo, a, ad appoggiarsi purtroppo per questioni uh, legislative a dei progetti che, che, che vengono dall'estero, se vogliamo raggiungere questo livello di, di precisione. e Poi, perdonami Elisa, ti chiedo di ripetermi l'altra domanda perché sono stato preso nella, nella spiegazione. Tieni tantissimo, no, è l'esempio della policy. Hai detto che ah, a certo, volte certo. dobbiamo intervenire anche indicando delle policy diverse. Assolutamente, assolutamente. ti faccio l'esempio di un'azienda con cui abbiamo lavorato. E, alla fine, non alla fine del percorso, ma alla fine della prima attività, quella di, quella di misurazione, l'attività di onboarding di, di misurazione, quello che abbiamo fatto è stato poi. Um, supportarli in quelle che sono state tutta una serie di attività interne di approfondimento su due uh, verticali che erano usciti, su due red flag che erano uscite, perché poi chiaramente all'interno dei nostri report andiamo anche a individuare quelli che sono i punti, i punti chiave su cui lavorare e abbiamo lavorato con loro nella ridefinizione di quelle che erano le policy interne di, relative alla, alla dieta, al food questa era una delle attività che erano diciamo uno dei punti che erano emersi uh, più, più critici quindi li abbiamo supportati anche in questa direzione un'altra volta per esempio uh, nella, in un'attività un pochino più classica che è quella della, della mobility quindi della, degli spostamenti casa lavoro noi uh, li abbiamo supportati anche nel trovare un partner che diciamo lavorasse in quella, in quella direzione che gli potesse aiutare nella in un'attività di decarbonizzazione e di riduzione, prima di eh, dover compensare, anche di quella di quell'attività lì. Ecco onestamente al food non avrei mai pensato, io avevo in mente ad esempio eh, la mobility sicuramente e, o mh, altre cose, ma ecco al food non avrei mai pensato, quindi grazie per lo spunto. E quindi arrivando adesso un po' ai risultati, anche se ovviamente è un'attività che abbiamo detto è in divenire, comunque va mantenuta, eccetera, dal tuo osservatorio eh, che cosa ci puoi dire? Eh, ci sono risultati significativi già nei primi anni eh, rispetto a questo tipo di attività? Eh, c'è soddisfazione? Eh, quindi insomma un po' il tuo osservatorio. Sicuramente c'è soddisfazione. Um... Prima ti anticipavo che il, siamo riusciti a lavorare con più del 50% delle, delle persone di tutte le aziende con, cui siamo, con le quali abbiamo collaborato, che è un, un numero assolutamente incredibile che non ci aspettavamo, ma un altro numero che ci ha fatto letteralmente, posso dire, cadere dalla sedia un giorno in ufficio, è quello che noi chiamiamo onboarding rate, ovvero una volta che le persone entrano in piattaforma, quante completano l'attività di onboarding, la prima attività che è l'attività di misurazione, che è comunque un'attività che presuppone un questionario, una reportistica, eccetera, eccetera. Eh, ebbene, più del 95% delle persone che entrano in piattaforma concludono tutta l'attività di, di misurazione e questo è un attestato a, quel, a quell'interesse di cui parlavo prima. Il, a, è impossibile che il 95% di queste persone siano. Dei, dei, dei tifosi o degli attivisti del cambiamento climatico. Sono persone normali, sono il, i nostri diciamo, colleghi vicini di scrivania che per, di tutte le età, eh, di tutte le funzioni, di tutti i livelli, che però sono assolutamente interessati a capire di più che cosa stanno facendo e che cosa devono fare in questo, in questo percorso. Eh, io credo che oggi tu abbia dato degli spunti molto interessanti, il tema è sotto gli occhi di tutti, però ecco credo che la correlazione spesso tra eh, risorse, eh, le persone e quello che un'azienda può fare non sia così scontato. Mi spiego e riprendo quello che avevi detto tu. Cioè fino ad oggi magari c'è il vertice che ha pensato ad una determinata strategia, ma eh, non c'è stata. Eh, significativo coinvolgimento diciamo anche del personale e di tutti i dipendenti e da quello che ci hai detto tu quando questo avviene invece eh, effettivamente il coinvolgimento c'è ed è importante ed è significativo da un punto di vista numerico quindi credo che eh, sapere che tante cose possono essere fatte e che ci sono aziende che fanno questo tipo di progetti è sicuramente uno spunto diciamo per chi ci ascolta perché eh, ripeto, spesso si parla di green, eh, si pensa alla raccolta differenziata e poco altro magari, quindi credo che eh, anche ad esempio a me piacerebbe sapere quanto inquino, ma non farò il test, no sto scherzando, farò il test, perché effettivamente poi nella percezione soggettiva non è così chiaro quanto i nostri, almeno parlo dal mio punto di vista, quanto i nostri comportamenti possono avere un impatto. Quindi eh, io ti ringrazio perché ci hai dato degli spunti comunque davvero interessanti per capire in concreto che cosa si può fare. Grazie, grazie a te, Elisa. E direi che prima, prima di salutare, do una piccola risposta a quella che è la tua domanda: ovvero non so qual è il tuo, la tua carbon footprint, ma come. <ride> com diamo, diamoci però un punto di partenza, lo dia, diamo a tutti, giusto per. Eh, dare un'idea l'impatto climatico di un, un abitante medio della, della lombardia per esempio dove siamo, dove siamo basati noi e secondo i nostri calcoli circa 12 tonnellate di, eh, di co2 equivalente quindi di gas serra all'anno quindi questo giusto per capire da, da dove partiamo <ride> e per il resto ti, ti ringrazio per il resto ti ringrazio ancora de, Credo che sia, come hai detto tu, un'attività chiave per la, il supporto e per il proseguo delle aziende. Ad oggi il 70% dei, delle persone, dei lavoratori da 25 a 40 anni, vuole lavorare per un'azienda che ha un forte commitment ambientale, quindi credo che sia anche diciamo, una, una richiesta che viene non soltanto a livello di, di policy e, ed esterna, ma anche... Una, una richiesta che, che arriva da dentro, come, come giustamente hai detto tu. Grazie sì, mille. Grazie a te, ma infatti l'ho già ricordato all'inizio di questo incontro, anche per noi siamo uno studio legale, una società di formazione, e il tema della sostenibilità è al centro del mondo del lavoro e anche noi cerchiamo di declinarlo sia in concreto per quanto possibile, sia attraverso la conoscenza di questi progetti. E a tal proposito vi ricordo che sempre nell'ambito delle nostre attività di formazione il prossimo appuntamento è con il nostro round table venerdì 29 aprile dalle 14.30 alle 16.00. Si parlerà di benessere dei dipendenti, soluzioni innovative per il welfare aziendale, quindi sempre da un altro punto di vista la gestione delle persone all'interno delle aziende e come può essere migliorata diciamo, l'ambiente la, eh, in cui si lavora. E oggi abbiamo affrontato il tema del miglioramento anche diciamo su un piano più alto, che è quello della sostenibilità ambientale, ma ovviamente questo non è l'unico diciamo, punto di vista, e ce ne sono altri. E appunto vi rimando all'incontro di venerdì 29 aprile. Io vi ringrazio, spero che l'incontro sia stato utile e interessante. E vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio. Grazie.